Chiarvole funziona a calcio. Palle quadrate significa positività, collaborazione e coesione tra tutte le persone che collaborano per la società. Vuol dire avere la forza, avere la consapevolezza, la volontà di riprendere a giocare a calcio, riprendere a fare questo sport che noi piace tanto, però mantenendo chiaramente la sicurezza, mantenendo e preservando la salute di tutti gli addetti. Non sarà un impegno sicuramente facile, sarà un impegno gravoso, però come al solito ce la metteremo tutta e con la forza e soprattutto con la responsabilità dei nostri presidenti sono abbastanza convinto che riusciremo a venire fuori. Palle quadrate per noi è avere un progetto, quindi portare avanti quello che è la nostra idea di fare calcio, quindi fatto di rapporti, fatto di organizzazione, fatto di coinvolgimento dei ragazzi, che è sempre stato e fatto sempre nel, con lo puro spirito del dilettantismo. E probabilmente in questo momento il fatto di aver fatto questa scelta qualche anno fa in questo momento ci dà un certo tipo di vantaggio, perché noi non abbiamo il problema di dover fare campagna acquisti, andare a comprare giocatori, fare tutto. Cioè fare sport oggi, fare attività con tutte queste responsabilità, indubbiamente è una cosa che bisogna avere veramente le palle quadrate. Il brutto di questa cosa qua, cioè almeno per me, è quello dell'incertezza. Per il proseguo aspettiamo quelli che saranno i protocolli nuovi, augurandoci che si possa fare caso, che tutto qua è il discorso. Noi ci prepariamo, organizziamo, siamo disponibili a tutto, abbiamo preparato il ritiro montano per le squadre giovanili e poi si vedrà. Di accettare e di mettersi a tutte quelle che sono le regole per poter attuare l'attività futura. Preoccupazioni grosse non ce ne ho, quindi sono positivo, essendo positivo non posso pensare in modo diverso. Significa mettersi in gioco, noi l'abbiamo fatto fin da subito, anche perché siamo una società di calcio a 5, calcio a 5 non esisteva a Trieste, se non adesso con noi, e quindi è subito mettersi alla prova, mettersi a fare una cosa un po' titanica, no? Mettersi contro il mondo sapendo di aver già perso, ma vogliamo cercare anche di non perdere. Noi ci proviamo e noi andiamo a affrontare, diciamo, la sfida invece di cercare un po' di scuse.